Mercoledì mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla di Confcommercio, affrontando temi cruciali come sviluppo, legalità, produttività e sicurezza. Nel suo discorso ha evidenziato la sorprendente ripresa economica dell'Italia, che si è collocata per crescita economica subito dopo Stati Uniti e Canada nell'ambito del G7, superando Francia e Germania. Ha poi sottolineato il ruolo fondamentale del settore terziario, che rappresenta quasi il 50% del valore aggiunto dell'Italia e contribuisce in ugual misura a livelli occupazionali. Il commercio è dunque protagonista nel divenire dell'Italia, ha aggiunto. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha tenuto la sua relazione all'Assemblea Generale. Il terziario di mercato è centrale per la nuova occupazione e la crescita diffusa, ha affermato Sangalli, e ha elogiato la capacità del settore di continuare a creare lavoro e di essere un grande spazio del fare impresa. Sangalli ha descritto la reazione economica ai danni della pandemia come una vera e propria eccezionalità italiana. L'intervento di Mattarella e la reazione di Sangalli hanno evidenziato il ruolo chiave del commercio nel sostenere la ripresa economica del paese, rafforzando la fiducia nel futuro e nella potenzialità del tessuto produttivo italiano. A rappresentare Chioggia, il presidente Gianni Boscolo Moretto, vicepresidente Confcommercio Chioggia, e il presidente Ascom Alessandro Darè, entrambi membri della giunta Confcommercio Unione Metropolitana Venezia. Nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30. 14:30, 18:30 in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento.